è una festa che ho conosciuto solo non tanti anni fa, e celebra l'amore, di solito celebra l'amore umano, il romanzo umano, ma è stato ispirato, e questo solo letto oggi in un calendario, da un santo che ha vissuto 16 secoli fa in Roma, nell'Impero Romano, non sono sicuro dove esattamente, e lui era un santo grande che ha cercato di fare questo, di condividere l'amore divino con tutti quanti, e aveva anche un giardino bellissimo e aveva tanti fiori, e a ognuna persona che passava, sempre quando era presente, l'ha sempre regalato un fiore e ha detto: vedete in quel fiore la bellezza divina. E è una bella tradizione, se non dimentichiamo che non si tratta solo dall'amore umano, ma da quell'amore che nato dall'amore divino, che vive solo nel nostro cuore, e cerchiamo di vivere anche come esperienza divina. Ma come Yogananda dice, tutto l'amore viene da Dio, e noi esprimiamo verso la moglie, verso l'amante, verso i figli, verso i nepoti, è sempre una sfumatura particolare. E non è mai identico, ma è sempre una piccola scintilla dall'amore divino che c'è, perché noi siamo una piccola scintilla, una piccola fascetta del grande diamante di Dio che cerca di brillare nel nostro cuore. E lo scopo della vita umana è di, come la parola yoga, parliamo sempre dello yoga, è la unione. Yoga, e vuol dire che lo scopo è sempre di tornare a Dio, di sperimentare il suo amore nel nostro cuore. E c'è una bella storiella di Swamiji, quando lui aveva vissuto con Yogananda, era molto ispirato, abbiamo tutti sentito come profondo era il riconoscimento che ha visto quando ha visto il suo guru, che ha riconosciuto. E un giorno pregava e meditava sul fatto, ha pregato a Yogananda: fammi amare come tu mi ami. E quello faceva per un po'. E un giorno camminava e ha incontrato Yogananda. Yogananda l'ha fermato e ha detto: come può la piccola taccia contenere l'oceano? E voleva dire, l'amore divino è così grande che senza fare un grande sforzo di purificarci, di seguire le regole di Dio, non possiamo contenere, perché non possiamo capire quanto. E c'è anche una storia di un santo francese, adesso mi è sfuggito il nome, e lui ha detto: quanto voi sapeste, quando Dio vi ama, voi morireste di gioia. E questo è un concetto inconcepibile, ma è una verità profonda. E se cerchiamo ogni giorno di ricordarci di questo, ci fa la vita molto più facile, perché sappiamo che c'è qui è un Dio che ci vuole tantissimo bene. E qui nella Bhagavad Gita dice: tu sei caro per me, tu sei il mio caro, non aver paura di niente. E queste sono parole, se sentiamo dalla nostra moglie o dai nostri figli o dai nostri amici, già ci fa un sacco di piacere, perché tutti vogliamo essere amati. Ma se queste parole di così gentile, così amorevole, vengono dal Signore dell'universo, colui che ha creato tutto, che una realtà così inconcepibile, e lui ci dice queste parole: tu sei caro a me, è una cosa molto molto forte, molto profondo.
E dopo ci dà tutti questi consigli che voglio leggere. Donami il tuo cuore. E come possiamo fare questo? Con le parole è facile, diciamo, io ti do il mio cuore, Signore, e c'ha un bel cominciare, no? Ma dobbiamo sperimentare, dobbiamo vedere e trovare questo amore nel nostro cuore. E questo, sai, ricordatevi quando eravate innamorati, forse la prima volta, quanto è facile di pensare all'amato. Sì, io mi ricordo la prima volta quando ero, non mi è sfuggito il viso di questa ragazza. E così dobbiamo cercare di sempre avere presente la visione divina. E Dio è sia, in India si dice, sia personale e sia impersonale. Possiamo adorare come un concetto astratto, ma un concetto astratto è molto difficile da amare, perché rimane spesso molto intellettuale, ma abbiamo i nostri maestri, per noi è Yogananda, per un altro magari è la Madonna, per altri, e non importa, è molto bello, è molto più umano di avere un concetto anche umano di Dio, che ha un viso. E per noi, quando guardiamo Yogananda, o quando cerchiamo di coltivare questo amore, se pensiamo a quel viso così gentile di Yogananda e guardiamo nei suoi occhi, possiamo sviluppare questo amore. E quando invitiamo nella nostra vita e cerchiamo di includerlo nella vostra vita quotidiana, abbiamo anche delle esperienze poco a poco che ci fanno molto più reale questa realtà di un guru, di un maestro spirituale. E così anche per quello la importanza della meditazione, della preghiera e della introspezione, ci arriva questa scintilla di amore nel cuore e diviene sempre più una realtà a quale possiamo anche relazionare. Non è più un concetto solo intellettuale o astratto, ma sperimentiamo questo amore. E è bello nella meditazione di sentire come una piccola, quando abbiamo l'acquario e c'è quella pompa che arricchia l'acqua di ossigeno, che sono questi piccoli bolle di aria che salgono nell'acqua, e così possiamo anche sperimentare l'amore divino, che prima e dopo è molto gioioso. E Jayadev spesso parla della importanza della beatitudine del Kriya. Noi pratichiamo una tecnica Kriya, e questa è molto importante, perché è un'esperienza che non dobbiamo dimenticare, se pratichiamo le tecniche in un modo secco, e ci porta qualche benefico, ma se ci concentriamo su quella beatitudine che possiamo sentire quando apriamo il cuore, quando cerchiamo di aprire il nostro cuore a Dio, questa è un'esperienza che ci arricchia le nostre vite e ci fa sentire anche che Dio è una realtà, Dio è amore e Dio ci vuole molto bene. Dopo dice, adorami. Anche questo possiamo adorare, un concetto, ma possiamo adorare molto più un maestro che ha fatto i miracoli, che vive, che ci fa del bene, che ci mostra il suo amore. E così di adorare questa ci viene molto più facile. Anche qui la meditazione un grande aiuto, perché vediamo che lui intravene nelle nostre vite e ci aiuta nella nostra strada.
Dopo l'altro, servimi. Questo è un aspetto molto molto importante, il servizio a Dio, il servizio agli altri e il servizio che rendiamo ai nostri cari. Può essere una cosa molto semplice, può essere una cosa che è molto impegnativo, e un servizio bello vediamo qui. I genitori sono un bellissimo campione, esempio di servizio, perché per loro è bellissimo di vedere qui nella comunità, perché adesso abbiamo già 7-8 bimbi e divengono sempre più. È bello di vedere che quanto grande è il servizio che i genitori devono rendere. E mi ricordo una volta c'era una mamma ad Ananda che era un po' disperato perché non poteva meditare quando voleva, perché era una forte meditatrice, se si può dire così. E dopo parlava con Swami, credo, con qualcuno ad Ananda, e era dispiaciuto che non può. Non credo che era Swami, diceva: sai, il sadhana sono le pratiche spirituali, sono per gran parte adesso i tuoi bimbi, e il servizio che rendiamo, cioè, tutti abbiamo possibilità di rendere servizio, qui in comunità fa parte della vita quotidiana, ma anche in tutte le cose possiamo servire. E mi ricordo una volta eravamo su un pellegrinaggio in India e visitavamo l'ashram della madre Teresa di Calcutta, e l'avevamo la grande benedizione di incontrarla anche in persona, e qualcuno diceva: è così sperante come tu servi nei poveri, come tu servi ai leprosi, eccetera. E lei diceva: io non vedo i leprosi, non vedo gli ammalati, io vedo solo Cristo in loro. E così, anche se noi, il nostro servizio nei bimbi, nei ammalati, nei amici, se serviamo con questo spirito di vedere Dio in loro, il nostro servizio è molto più profondo, perché non è più, spesso si pensa al servizio come un sacrificio, ma il servizio più o più viene dopo, arrivi a vedere il servizio come una gioia. E quando serviamo con gioia, in quel canto che abbiamo cantato all'inizio dice: Dio è God is joy, Dio è gioia, Dio è amore e Dio è verità. E tutto questo è vero, ma solo nella profondità del silenzio interiore riusciamo a non solo leggere Dio è amore, bello, bellissimo, ma se non sentiamo Dio è verità, se nella meditazione abbiamo una esperienza di questa verità che ci tocca proprio nel cuore, solo questo può cambiare la nostra vita. E solo per questo sono venuti i maestri di aiutarci su quella strada di più e più divenire uno con queste realtà alte e di capire anche che noi pensiamo sempre siamo piccoli, siamo non degni, non siamo amati, ce l'abbiamo tutti questi difetti, e non dobbiamo concentrare su quello, dobbiamo concentrarci su questa alta verità che noi siamo figli di Dio e che siamo nati solo per riunirci con questa realtà, con questo amore, con questa compassione e con questa gioia che Dio vuole essere nato in noi. Dopo continua: aggrappati a me con amore, fede e reverenza. E questo mi fa sempre ricordare, perché cerchiamo sempre di avere un'immagine che prende quelle, e quando mi ricorda sempre ai piccoli koala, alle piccole scimmie, quando si vede una foto delle koala che
salgono un albero e il piccolo è proprio aggrappato, non lascia, non lascia. E anche le scimmie, quando vado nel zoo, sono quasi i miei più preferiti animali. E quando si vede questi piccoli, che la mamma fa salti di 5 metri anche, e il piccolo si aggrappa proprio. E questo anche è una cosa che dobbiamo imparare. E questo si impara anche solo con l'esperienza che Dio può intervenire nella nostra vita, e questa esperienza risulta quando facciamo la comunione interiore, quando preghiamo, quando includiamo Dio nella nostra vita. Capiamo che c'è questa realtà a quale possiamo aggrapparci. E la fede, qui dice anche in fede e reverenza. E la fede è una bella cosa, ma spesso pensiamo, va bene, la fede, e dopo arrivano tutte queste test della vita, una malattia, perdiamo qualcuno, qualcuno ci lascia. È sempre molto molto duro e molto anche doloroso, ma c'è Dio sa quello che ci serve a portarci a Lui. E Lui ci manda solo queste cose che ci portano più vicino a Lui e ci dà anche la forza e il coraggio di superare i test se accettiamo. Una cosa importante è di accettare, perché se qualcosa succede subito mettiamo i freni, blocchiamo l'energia che vuole fluire. Invece se fermiamoci un attimo, diciamo: Dio, fammi capire perché, perché mi hai mandato questo. E poco a poco, non ci dice subito con alta voce: caro Helmut, ti ho mandato questo per quella e quell'altra ragione. No, sentiamo, pensiamo, ci sono come un piccolo puzzle delle volte. Arrivano delle realizzazioni, delle insight, e capiamo, allora è questo, dobbiamo lasciare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa più meglio. E ci sono tutti i grandi santi che non erano mai senza i test. Anche Gesù stesso nella croce ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato? Era un momento debole, dopo l'aveva capito e ha detto: è fatto. E anche un grande discepolo di Yogananda, Rajarshi Chanakananda, era un americano, un milionario che ha trovato Yogananda e ha vissuto con lui. E anche lui, verso la fine del suo viaggio spirituale, aveva proprio perso, era nella, si dice, la notte dell'anima, e era proprio nel buio, nel buio, nel buio, e non vedeva, e lui era il successore di Yogananda anche. E, ma lui non aveva perso quella fede, ha pregato, ha pregato, ha pregato, e lui neanche era capace di pronunciare Sri Yukteswar, non so, l'ha sempre pronunciato sbagliato, ma lui ha detto sempre, l'ha pregato, ha cercato di visualizzare la luce, e quel stesso Sri Yukteswar è venuto e è apparso in una visione davanti a lui e l'ha fatto capire che questo era solo uno stadio che doveva superare. E c'è questa bella storiella anche che Yogananda racconta di Sant'Antonio del deserto, e lui ha vissuto nel deserto e nella sua grotta, e c'era un tempo quando era proprio tribulato dai diavoli che cercavano di proprio rovinare anche fisicamente, e lui era proprio il diavolo, era proprio, l'aveva per la gola, e lui l'ha chiamato a Cristo, e all'improvviso tutto il buio era svanito e Cristo c'era davanti a lui, e lui ha detto: ma dove c'eri tutto il tempo? E dopo Yogananda racconta, c'è anche una registrazione molto bella con la sua voce, dice: Anthony, I was always with you. Antonio, ci sono sempre stato vicino a te. E quel stesso Anthony, perché aveva questa
viva vista di Dio era molto reale, come vi vedo io, lui avevo visto Cristo. E c'era un tempo quando la Chiesa stava quasi per essere un schisma, perché c'erano quelli che dicevano Cristo è un uomo, solo un uomo, e altri dicevano no, è il figlio di Dio. E era proprio per rompere la Chiesa, dopo sarà successo un casino e Cristo non sarà come oggi va visto. E qualcuno che era in quel consiglio dove volevano discutere questo, se uomo o se Dio, e hanno detto andiamo e prendiamo Antonio e portiamo qui che lui ci può dire qualcosa. E l'hanno portato, e lei era un uomo molto alto, molto grande, una figura molto maestoso, e aveva già quasi 100 anni, immagino, con la barba lunga, capelli bianchi. E lui è venuto e loro cominciavano a discutere, e si capiva che le emozioni andavano alti. E dopo è successo che Antonio si è alzato, andato all'altare, e ha solo detto 2 parole, ha detto, no, 3, non l'ho visto, ha detto, ma con una convinzione così grande che tutti si citavano, nessuno diceva più sì uomo, Dio, no, meno, più erano, perché la sua realizzazione di Cristo era così viva che ha convinto senza tanti dogma, senza tante cose, solo perché lui aveva questa realizzazione di Dio. E lui sapeva, su tutte queste tribolazioni che aveva, che Dio è vicino e vive in noi, così poteva anche fare la testimonianza di questo. E Krishna qui dice: lasci i riti secchi e vieni a me, prende il tuo rifugio a me. E questo non possiamo prendere come consiglio, abbandoniamo tutta la meditazione e prendiamo rifugio in Dio, perché, come dicevo prima, se è solo un concetto mentale, intellettuale, non funziona. E la unica cosa dove possiamo trovare questa esperienza viva è nel silenzio e nella comunicazione silenzioso, nella meditazione, nella preghiera e anche nel quotidiano, perché non deve essere la nostra spiritualità ridotto nella mattina e nella sera quando meditiamo. E un giorno anche è venuto una persona molto sincera a Swami, ha detto: ah, sai, io quando medito nella mattina, quando medito, questa è la mia vita vera. E Swami ha detto: ma che spreco di tempo, se tutto l'altro tempo che, perché ci sono, se meditiamo diciamo 2-3 ore al giorno, il giorno ha 24, così 21, dobbiamo includere Dio nella nostra vita, in tutto il quotidiano. È molto bello di cominciare la giornata, di invitare, dire: maestro, che facciamo? Non che faccio, che facciamo oggi? Come possiamo vivere giusto? Come possiamo essere ispirato? Come possiamo condividere anche il tuo amore, la tua realtà vivente con gli altri? E durante il giorno, quando c'è un momento dove non sappiamo, ci sono dei momenti dove pensiamo: che faccio? Faccio questo, come faccio o come non faccio? E di chiedere, di dire: maestro Cristo, Dio, fammi capire che cosa devo fare. Devo fare questo, devo fare quello. E ci fermiamo un attimino e ci dà un piccolo hint, una direzione.
E anche una cosa, e con quello voglio lasciarvi, una bellissima cosa che Swami dice sempre nella sera, anche di concludere la giornata, facendo un po' una revisione di quello che abbiamo fatto, perché solo quando capiamo dove abbiamo sbagliato possiamo imparare, di fare una revisione del giorno con Dio, con Maestro, e sempre capendo, come qui è scritto, come Krishna dice, io ti amo. Non dobbiamo avere paura che lui dice o ci hai peccato o ci hai fatto proprio niente, ma che lui ci capisce. E di fare dopo una, Swami dice, fate un fuoco mentale e lasciate, buttate dentro tutto quello che vi ostacolo, tutto quello anche che vi è caro, così potete andare a dormire con una, con un'anima senza pesi. Perché se spesso ci sentiamo, oh Dio mio, adesso c'è questo e quello e questo, e dopo possiamo anche pensare che queste cose sono catene o corde, e dopo chiedere a Dio, dammi lo strumento che, con quale posso tagliare queste cose, e mentalmente di buttare tutte queste cose in un fuoco e fare bruciare, e così possiamo addormentare senza tutte queste preoccupazioni. E anche questo non è facile, ma con la prova si migliora. E così vi auguro una settimana di bella compagnia in Dio e con i maestri.